Conciatore. No, volevamo leggere. Cos'era l'amico bestia? Era un amico insolito. Duck. È per me di fondamentale importanza che certi avvenimenti del mio passato non vadano dimenticati. Pertanto ne ho annotati alcuni nelle pagine che seguono e ho nascosto ulteriori note altrove. Se riesci a capire cosa ti sto dicendo, allora il mio desiderio è divenuto realtà. Sono cresciuto a Nerim, anch'io, in una piccola abbazia nascosta nella profondità della Valle Ritorta, che copre dal regno di mezzo a sud fino alle imponenti montagne. Tutto ciò che so dei miei genitori è che sono morti quando ero molto giovane, in un attacco, in un incendio. L'ho scritto io? L'educazione dei monaci è stata rigorosa. No, non l'ho scritto io. È stata rigorosa e segnata da autorità e obbedienza. Quando non ero abbastanza svelto ad apprendere le loro virtù, lasciavano che fosse il bastone a spiegarmi. Ecco. Dicevano che solo adempiendo alle loro virtù sarei stato in grado di vivere secondo la via. Non era di grande aiuto il fatto che i monaci vivevano una vita ben lontana dai loro insegnamenti di obbedienza, diligenza, fede, astinenza, onestà. No, anche perché, guarda, ho letto il libro dell'altro che parlava chiaramente del fatto che aveva abbastanza soldi per andare a mignotte. Quindi, tendenzialmente. Bevevano e mangiavano a sazietà, evitando il lavoro per quanto possibile. Se invece lasciavo i miei compiti per un solo istante, si incazzavano come dei pinguini. Ho quindi avuto difficoltà a sopportare quest'ipocrisia, facendomi dubitare costantemente di qualsivoglia guida morale. Allora mi sono avvicinato a uno dei monaci che sembrava meno corrotto degli altri e gli ho parlato dei miei problemi. Sembrava capirmi benissimo, eh? Abbiamo parlato a lungo e ha compatito la mia situazione, sebbene, insomma, provasse a guardare da un'altra prospettiva le mie accuse. Ma alcuni giorni dopo, quando i monaci si sono ubriacati, è diventato loquace e ha parlato degli altri agli altri delle mie lamentele. Azz! Ovviamente, il resto della serata è stato tutt'altro che piacevole. Non appena furono tutti troppo ubriachi per picchiarmi, scappai nei boschi, per forza. Ero diventato ansioso. Salendo su una radura remota nella foresta, pensai che ero lieto di essermi portato una coperta di pelliccia e un pezzo di formaggio nella fretta. Al mio arrivo, andai in cerca di un luogo asciutto dove dormire, mangiai un po' di formaggio e mi coricai all'ombra della luna. Del ripiano alle mie spalle. Io non sono sicurissimo che si scriva così questa cosa qua. Malgrado sapessi che nessuno mi avrebbe trovato lì, né sarebbe venuto a cercarmi. Volevo solo nascondermi. L'oscurità e l'invisibile vitalità della foresta, tuttavia, non mi davano preoccupazione. Orsi e lupi non vivevano in queste parti dei boschi e nessun altro animale si preoccupava di me. Proprio ora che mi corico con una coperta attorno, mentre fisso le vastità del cielo su di me, sento i lividi nella loro interezza. Sentivo male un po' ovunque, anche se l'uniformità del colore del dolore mi abbandonò in fretta mentre perdevo il senso, cadendo nel sonno. Minchia, sto libro. Ogni sogno precedente a questo è confuso ed è forse questo che mi ha aiutato a distinguerlo, così da poterlo ricordare ancora intensamente oggi. Era notte, una leggera pioggerella cadeva giù mentre camminavo su un'isola. Attorno a me ruderi bruciati e trascurati. Una strada lastricata conduceva a questo colore. Una solitudine smorta verso una grande a questo colore. Ma che cazzo? Era segnata dalle intemperie e invasa dalla vegetazione. Ma non era crollata, forse a causa di enormi grezze mura dei piani inferiori. La pioggia e il vento mi stavano congelando, così ho cercato un modo per entrare. Scavalcati alcuni pilastri di pietra crollati, ho trovato un varco che portava dentro nell'oscurità. Entrai. Una volta dentro, fu subito il silenzio. Tutto ciò che potevo sentire era il leggero ululato del vento. Come i miei occhi si abituarono al buio, mi accorsi che non ero nella totale oscurità. Una luce fioca tra il blu e il verde riempì l'ampia sala dinanzi a me, sebbene non riuscivo a sfruttarla come fonte. Vedevo dei tavoli e delle sedie di pietra e alcuni dei mobili di legno quasi ridotti in polvere. Che razza di posto era questo?
quanto a lungo era stato abbandonato. Mentre osservavo questa scena inquietante, qualcuno toccò la mia spalla. Astia. Mi girai immediatamente e inciampai di alcuni passi all'indietro. Lo vidi. Indossava un'armatura con sfarzosi ornamenti, grigia e dorata, e aveva lunghi capelli neri, occhi accesi, pieni di saggezza e la punteggiatura. Non c'è. La sua bocca era coperta da tessuto, quindi mi parlò. Toh, guarda chi è venuto a farmi visita. Sembra che qualcuno si sia perso nella mia torre. Ma dimmi, cosa stai cercando qui? Gli dissi ansioso che mi stavo congelando sotto la fredda pioggia e che stavo cercando un riparo. Gli raccontai anche di ciò che era successo all'abbazia. Allora mi accorsi che stavo sognando. So che stai sognando, ma non fa alcuna differenza. Ti sto parlando e quando mi sveglierai... Quando ti sveglierai? Quando i primi raggi di sole colpiranno il tuo viso, ricorderai le mie parole. Non so dirti perché il tuo sogno mi abbia portato qui, ma lo vedo come un segno del mio aiuto nei tuoi confronti. Non avevo la minima idea di come potesse aiutarmi questa strana figura del sogno, ma il bizzarro guerriero mi parlò. Sei preoccupato e confuso dall'oscurità e dall'inconsistenza della realtà, figlio mio. Chi sei? Come puoi fare qualcosa della tua vita? E cosa potrebbe essere questo qualcosa? A chi devi obbedire? A chi no? E perché gli umani si comportano spesso in modo contraddittorio, irrazionale e impulsivo? Quale sarebbe il tuo posto insolito nello spettacolo della vita? Ebbene, ho trovato le risposte ad alcune di queste domande e di altre simili. Nessuna di queste viene data nella maniera dei monaci, ma sono sicuro che ti saranno di grande aiuto. Tuttavia, devo sottolineare che molte di queste risposte ti sembreranno insoddisfacenti all'inizio. Dovrai abbandonare molte delle tue convinzioni. Alle volte dovrai avere solo cieca fiducia in me. Devi decidere da solo se sei davvero interessato al mio aiuto. Ma se lo sei, ci rivedremo presto. Ma ora sbrigati. Torna all'abbazia prima che i monaci si svegliano e si accorgano della tua scomparsa e scannali possibilmente. Con queste parole il sogno ebbe fine. Gli smorti muri della torre scomparirono in una nebbia rossastra. Il colore dell'alba passò lungo le mie palpebre chiuse. Continuai a stare disteso nella radura, laddove mi ero addormentato, mentre il sole stava per irraggiare gli alberi. Mi alzai in fretta. Arrotolai la coperta di pelliccia e mangiai il formaggio restante, mentre mi affrettavo verso l'abbazia. Raggiunsi la mia stanzetta inosservato e mi coricai a letto fingendo di dormire. Giusto qualche istante dopo, il cuoco fece irruzione nella stanza, gridandomi con voce stridula di andare a riempire il secchio d'acqua nel pozzo per aiutarlo in cucina. Tacqui e obbedì alle sue richieste. Li avvelena tutti. Pensai che per tutto il tempo al sogno, riflettendo soprattutto sulla strana figura, il guerriero che mi aveva parlato. Dopo ore passate in cucina a preparare il pranzo per tutti e dopo che tutti i monaci finirono di mangiare, stanchi e probabilmente ubriachi, ebbi il mio agognato riposo. Nell'ora di riposo di mezzogiorno, anziché stare a letto, i monaci erano soliti trascorrere il tempo dentro e intorno all'abbazia, rilassandosi in un posto di loro scelta. Eventualmente, la biblioteca o il giardino, oppure pregando presso uno dei molti altarini disposti ovunque. Io invece salii nella soffitta del grande edificio principale, un posto familiare, caldo e accogliente, dato che il sole splendeva sul tetto. Quando venivo maltrattato ero solito fuggire lì, in un angolo alquanto inaccessibile che avevo scoperto essere il luogo perfetto per i miei sonnellini. Qualche tempo fa avevo portato paglia e vecchi indumenti con me per godermi la calma e la tranquillità da lassù. Dato che mi stendevo vicino alla grande campana che segnava la fine dell'ora di riposo quotidiana, mi alzato sempre in tempo, raga, per la successiva attività del pomeriggio. Là, nella comodità della mia soffitta, respiravo un'aria calda, pesante e polverosa, addolcita dall'aroma del vecchio tetto di legna, mentre contemplavo il mio sogno. Cioè, tra che leggo di merda e che scritto di merda sto facendo un casino. Più ci pensavo, più capivo quanto avesse ragione la figura dei miei sogni e più capivo che ciò che mi aveva detto riguardo ai miei problemi. Niente, Iafo. Attraverso le sue parole compresi la mia situazione.
Dentro di me sentivo sollevarsi qualcosa, il desiderio di diventare qualcosa, di raggiungere qualcosa, di capire meglio il mondo e liberarmi dei dubbiosi insegnamenti dei monaci. Pensai alle leggende di coloro che, nonostante le difficili condizioni, avevano fatto grandi cose. Loram Waterblade, che ho già sentito nominare, tra parentesi, ad esempio, nonostante fosse un artigiano, divenne un custode del Sacro Ordine. Anche se questa realizzazione era appena iniziata, al centro di questi pensieri c'era comunque il desiderio di libertà. Di essere liberi del fardello della moralità, così come mi era stato insegnato, scevro da ideali insensati di bene e male che guidavano le azioni di molte persone. Per quanto possa sembrare assurdo, speravo davvero che la figura del sogno potesse aiutarmi. Con questo in mente mi addormentai, certo di rivederlo. Ricordo chiaramente anche questo sogno. Ero di nuovo su un'isola remota tra la tempesta e la pioggia, ma stavolta mi trovavo davanti alla torre invasa dalla vegetazione. Senza esitare, entrai nello stesso posto dell'altra volta. All'interno sembrava tutto inalterato. Quando i miei occhi si abituarono di nuovo al buio, vidi il mio amico seduto a capo della lunga tavola di pietra nel mezzo. La stanza era ancora illuminata da una luce fioca tra il blu e il verde. Avvicinandomi a lui, lo vidi sorridere per un istante, prima di accomodarmi alla sua sinistra su una sedia di pietra. Sei tornato da me. Ti ho già aspettato. Raga, ti ho già aspettato. Vedo quel fuoco nei tuoi occhi, l'impazienza, ma prima di continuare, lo dirò un'altra volta. Anche se la curiosità e il desiderio di libertà sono caratteristiche rispettabili, possono sfociare nella sfrenata ricerca di libertà e potere personali. Alcuni vogliono essere a un passo dalle stelle subito dopo i primi passi verso la liberazione, ed è proprio da questa euforia di fare qualcosa di grandioso, di superare gli altri, di essere superiori, che ha alimentato un pericoloso narcisismo. Scontri violenti e persino guerre sono stati portati avanti sotto il vessillo della libertà, tra virgolette. Nella maggioranza dei casi, a capo di questi conflitti, c'era chi voleva incanalare un desiderio vago e diffuso di libertà e superiorità con cui incitavano i loro seguaci a proprio esclusivo vantaggio, pur di ottenere più potere. Fai dunque attenzione nelle persone in cui riponi la tua fiducia e sotto quale vessillo rimetti la tua impazienza. All'inizio, questo vessillo dovrà essere la tua stessa mente. Il vessillo della mia stessa mente? Suppongo che le prossime settimane o mesi, forse anche anni, saranno tempi difficili per te. O credi che resterai ancora a lungo all'abbazia? Il mondo là fuori ha molto da offrire, figlio mio, ma ripeto, ci sono molti bugiardi e predicatori di falsità e assurdità, sempre in cerca di persone ingenue e senza direzione da convincere. Ma per il momento dovresti evitare gli altri, in modestia. Non sapevo cosa pensare al riguardo. Ero davvero tanto ingenuo? Sicuramente nutrivo i miei dubbi sulle parole dei monaci. Ma anche se mi sentivo stretto nell'abbazia, l'idea di lasciarla da solo alla volta dell'ignoto mi metteva a disagio, ovviamente. Conosci bene i monaci e il loro comportamento contraddittorio, e per questo potresti non fidarti di loro. Ma in confronto a esperti oratori mai incontrati sinora, conoscono molto bene le persone come te. Fai attenzione. E in quanto all'inquietudine di viaggiare da soli, prova a trovare le ragioni delle tue paure e preoccupazioni e prova a fare decisioni importanti con la mente cosciente, senza farti guidare dall'intuito o dall'emozione. Decidere seguendo l'intuito è certamente più facile e veloce, ma i risultati sono tutti i giorni, sotto i tuoi occhi. Parlammo parecchio in questa maniera, di molti argomenti. Riguardo alle varie virtù insegnatemi dai monaci, alle ragioni del loro comportamento, riguardo tutto ciò tutto ciò che potrei realizzare là fuori. Riguarda tutti i problemi che le persone su Vin hanno avuto dall'alba dei tempi. Affermò che quando le persone parlano della luce, della rivelazione religiosa, va intesa come un cieco e stordente chiarore, un abbaglio che distrae. Tuttavia, nelle ombre gli occhi sono più sensibili e la mente sveglia. Io sono d'accordissimo. Ma non concordammo su tutto, e lui mi chiese a volte di motivare le mie confutazioni.
A volte, quando non gli credevo, mi affidavo un compito per quel giorno, per esempio qualcosa da chiedere ai monaci. Il più delle volte le sue predizioni si rivelavano esatte. I nostri discorsi avevano luogo in vari posti su quell'isola tempestosa e desolata. A volte stavamo fuori tra le rovine, altre seduti nel seminterrato di una delle case bruciate. Altre ancora salivamo in cima alla torre, ammirando lo sconfinato panorama intorno a noi. Non so se questi sogni fossero davvero sogni, né come queste immagini così vivide fossero entrate nella mia mente, ma nel profondo credo che quest'isola esista davvero là fuori da qualche parte, qualunque sia stata la sua storia. Ma perché sono stato io a sognare di essere lì? Perché è entrato nel mio sogno? Perché mi ha aiutato? L'occasione o il destino? Ma che come cazzo scrivete? In seguito alle nostre discussioni, pianificai di lasciare presto l'abbazia. Mi recai più e più volte nella biblioteca, in cerca di libri su altre regioni di Neri. Lessi i resoconti di viaggio da Capo Aman a nord-est, a Porta del Mare, nel Regno del Sud. Un giorno, tra due vecchi libri grossolanamente rilegati, trovai una mappa dell'intero continente, con all'interno molte strade e vie minori. Sebbene la mappa fosse probabilmente molto vecchia, mi fu di grande aiuto mentre ne copiavo ogni dettaglio che ritenevo importante, a cui sommavo ovviamente la mia conoscenza. Il piano era stabilito. Volevo viaggiare a nord, fermandomi a Gilead e a Salem, fino a raggiungere la capitale, Rotin. Avevo già una fantasia ricca di dettagli riguardo a cosa aspettarmi dalla capitale, con tutti quei suoi vicoletti, le sue case, la sua gente, anche se sapevo che sarebbe stato completamente diverso. Pensavo ai grandi ponti della città, all'imponente cattedrale vicino al mercato e al suo porto a nord. Malgrado i monaci mi avessero fatto soffrire molto, non volevo lasciarli del tutto ignari del perché della mia scomparsa. Dopotutto mi avevano dato cibo e un riparo per 20 inverni. Lasciai un piccolo avviso sul mio letto, in cui avevo scritto che me ne sarei andato senza probabilmente mai tornare. Mentre nel mio posto preferito della soffitta lasciai una lettera più lunga, in cui davo maggiori spiegazioni. Non so se sia già stata trovata o se mai lo sarà. Dopodiché partii alla volta dell'ignoto. I miei sogni e le mie visioni mi hanno aiutato molto, sebbene mi abbiano reso tutto fuorché religioso, secondo l'accezione comune. Ho appreso molto sulla natura delle autorità, sul potere delle emozioni e su come mantenere il controllo nelle conseguenze negative. Ed ero libero. Certo, alla luce di quello che molti considerano vivere secondo la via, vedendo la luce e la rivelazione degli dèi, io ho vissuto la mia vita tra le ombre. Ma alla fine ho padroneggiato le ombre e sono convinto della via che ho intrapreso. In fondo, ho appreso da un vero dio dell'ombra. Ok, quindi alla fine questo qua abbiamo stabilito che è un dio. Il nome? Persino adesso che scrivo queste righe posso sentire i custodi dell'ordine condannare la mia storia. Per cui, caro lettore, ti prego di avere cura di chiunque a cui la racconterai, che il mondo è pieno di sciocchi. Sì, sì. Sono d'accordo anche con questo pazzo squilibrato. E cominciano a diventare tantini.